Online. Buonasera, siamo al caffè, eh? Radio Online Caffè, vorrei ben dire. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ben arrivati, ben trovati. Un salutone a tutti gli amici di Facebook che ci stanno ascoltando. Ci mandate tanti messaggi in privato, mandateli nel gruppo di Radio Night, così tutti quanti possiamo parlarne, così tutti quanti possiamo, capito? Vederli. Possiamo? Vederli. Così tutti Possiamo? quanti possiamo interagire, così Non so se possiamo, ma possiamo. interagisco solo io e poi dicono, visto, interagendo solo con Gianni. Già Ma me lo immagino. possiamo? Ma possiamo? Possiamo, sì. Certo, Sì. certo. Non abbassare la testa già perché riflette la luce e arriva un bagliore che dà fastidio. Così Un sono un po' po' fastidioso. più vivo. Risplende, risplende. Sì, così sei già molto meglio. Sì, Anche sì, sì. perché dovete capire che io sono splendido, splendente la sera con la mente. Io ti vedo seriamente. Sì, hai voglia vedersi seriamente tu. Chiudere Oh, siamo quasi pronti anche a. la settimana, diciamo. Eh sì, È sempre. Oggi Friday. è venerdì? Sì, venerdì. Non 17, spero. Wow, mi sono messo anche il cappello oggi per Ah, festeggiare infatti il conosci venerdì. molto Sardegna canta, diciamo. Vero? Sì. Oggi sarò pronto a dare il meglio di me stesso. Oggi faremo grandi cose in diretta qui a Radio Night Caffè. Oh, ma guarda che sei veramente bello, così bello tutto pelato, rasato, sei veramente fantastico già. È unico, Sì, veramente. poi con quel mobile dietro sei ancora più bello, guarda. Sì, questo mobile l'ho comprato perché questo qui è il mio colore preferito. È un pezzo d'arte. Perché io queste ante qua mi ci faccio la bara, mi ci faccio. Stavo giusto dicendoti che quel colore. Non si butta nulla, io sono per il riciclaggio. Non si butta nulla. Ti stavo giusto dicendo che quel colore ti dona. Dona, sì, No, dona benissimo. cioè, ti Ci proprio sei guarda, giusto, giusto. sembra Vedi? proprio fatta apposta per te. Bello, Bene. bello. Sono esattamente le 16 e dopo l'anteprima Radio Night Caffè è arrivato il momento di passare direttamente Con i alla. saluti. Ma no, con i Adesso saluti. è il momento di entrare con la nostra diretta di Radio Night Caffè. Ragazzi, rilassatevi. Tra un po' inizio il Radio Night Caffè. Splendido, Sembra loro di fare la doccia. già, Sembra loro di fare la doccia. stavamo iniziando, non che abbiamo finito, perché ci sei andata a fare la doccia? No, Ha detto ci sentiamo domani. ci No, sentiamo dopo, no, ma dai, domani. vabbè, ormai non toglierlo, resta così, non c'è bisogno. Resta così, per carità. No, Non non volete posso. vedere un bel petto nudo, villoso? Bello, bello, bello. No. Ci fidiamo, ci Ci fidiamo. fidiamo ciecamente, Ci ci fidiamo fidiamo, cioè. Volevo fare se i radioascoltatori volevano, magari mandateci un messaggio o qualcosa, un tutorial come farsi la doccia. Ah, ecco. Intanto salutiamo Gesuina che ci saluta molto affettuosamente. Ciao Gesù, adesso ti facciamo un tutorial per come si fa la doccia. Ah, ecco. Capito? Vediamo. Evidentemente l'abbiamo disturbata anche oggi che ci scrive è torrada. Un saluto anche a Marco Benevole che ci saluta. Ciao caro. Ciao carissimo. Ciao Marco.
E invitiamo anche tutti quelli che ci stanno guardando dai video party, dalle varie pagine mia, di Gianni Pudu e di tutti gli altri, che se volete commentare e far e volete che leggiamo i vostri messaggi, li dovete commentare nella pagina di Amici Radio Night, perché se li commentate nella nostra pagina, purtroppo nella diretta non li vediamo, li vediamo solo dopo, quando abbiamo finito e andiamo a curiosare. Li vediamo dopo quando giriamo pagina. Esatto. Tuttora, cavolo! Invitiamo tutti i nostri ascoltatori, video ascoltatori, come li chiama il nostro, la nostra punta di diamante Gianni Pudu, a scriverci, scriveteci i vostri messaggi, scriveteci da dove digitate, così possiamo anche capire se ci state digitando da Biruri, da Borore, da Las Plazas, da Luna Matrona, da Santa Teresa. Ovunque nel mondo, ovunque nel mondo, certo. Ovunque nel mondo, certo. E sì, intanto annunciamo che tra un po' ci sarà la seconda puntata del Fitness in palestra con Gianni. Sì, sta riscuotendo un successo interplanetario, veramente. No, molto bravo il tipo, sì. Mi hanno chiamato da tutta Italia per dirmi che vogliono sapere dove Gianni ha preso tutte queste lezioni, addirittura anche Barbara Boucher ha chiesto, perché lei ha sempre fatto Fitness, ha chiesto, ma Gianni Pudu fino a ieri dov'era? Perché io non ho mai avuto modo di partecipare a una sua lezione. Questo è importante. Anch'io al posto vostro avrei fatto così, avrei chiesto. Sì. A me è arrivato un messaggio dal ministro dello sport che improvvisamente in questi giorni si è impennato. Si è impennata la vendita delle tutte le canadesi per ginnastica. Proprio grazie al tutorial di Gianni Pudu. Mi raccomando, la tuta da ginnastica dovete mettere sempre quella, perché io ne ho soltanto una, perché, capito? Non so se avete sentito, ma pare che a breve verrà lanciata un'app per segnalare i movimenti per il coronavirus, cioè se qualcuno di noi sarà positivo mentre si sposta, verrà tracciato il movimento attraverso un'app. Okay. Anche in Sardegna è pronta l'app. Noi abbiamo in anteprima già il nome dell'app, e eccola qua. In Sardegna quasi pronta l'app per la tracciabilità, si chiamerà Fille Chinisesi, che ovviamente avrà poi le varie declinazioni, cioè da noi sarà Fille Fisegesese, avrà le varie declinazioni. Questo è molto importante, molto importante. Sì, è molto importante, certo. Voglio capire come fa quest'app a riuscire a prendere tutti i miei movimenti quando faccio ginnastica io con quella velocità astronomica, cioè sì. Secondo me si impalla, spero che sia fatta bene, perché anche secondo me però noi ricordiamo che la rubrica In palestra con Gianni è nata perché siamo alle porte dell'estate, quindi nonostante ancora siamo in quarantena, però questa estate comunque dovremmo comunque andare al mare, e noi lo sappiamo bene che d'estate c'è sempre la prova costume. Anche sì. Quest'anno pare che ci sia la prova costume. Sì. Però pare che ci siano dei movimenti anche lì, perché in base alla quarantena ci sono dei movimenti. Ah, ok. Vedi, non preoccuparti. La costume si farà scritta. Ah, esatto, da casa, ho capito. Da casa, quindi non preoccupatevi. Nessuno verrà visto. Okay, questa è un'anticipazione fatta da Conte ieri sera alla fine della riunione. Quindi basta scrivere soltanto peso forma, sono magrissimo, e la gente ci crede. Cioè, perfetto. Stavo dicendo, scusate ragazzi, non so se vi siete accorti o ero io, però mi sa che si è bloccato tutto il video, non si vedeva niente. Si è visto tanto la prova costume, poi quello che avete detto voi non ho capito nulla, perché a quanto pare si è bloccato il tutto. Comunque io con questo affare, queste sono queste app che stanno organizzando, ve l'ho detto io, con la nostra velocità non riescono a prendere tutto. Ci ha mandato un messaggio Antonio Dore, ciao ragazzi, ciao Tonio, ieri abbiamo mandato il messaggio, il video che ci hai mandato tu. Bravo, ciao. Antonio.
Tra l'altro, a proposito della prova consumo e scritta, c'è stata già un'interpellanza parlamentare perché pare che abbiano chiesto a Conte se sarà possibile, anziché fare la prova costume di farla scritta, se basterà anche un'autocertificazione. Ovviamente Conte, quando gli è stato detto, ha detto guardate che con me con l'autocertificazione sfondate una porta aperta, e quindi penso che vada bene anche l'autocertificazione. Bisogna vedere cosa ne pensa la Merkel, perché lei con la prova costume è un po' incasinata, diciamo così. Adesso glielo chiede, vede un po' che cosa gli dice, se gli dice ok è ok, se gli dice lascia perdere, lascia perdere. Intanto un saluto a Margherita Marras che ci segue dalla Svizzera, dalla lontana Svizzera, e anche un saluto a Sabrina Tondo. Bella. Ciao Sa. Ciao Sa. Ciao Sa. Dalla sua spiaggia privata. Ciao sì. Sabrina. Ciao Sa. Salutiamo anche Luca e Pilletto. Che bello che sei qua. Come si sta Stefano là sotto? Tutto a posto? Benissimo. Sì, sto bene, sto bene. Sto benissimo. Okay. Sto bene. Sono comodissimo, guarda, sono in una bella poltrona e mi sto guardando. Più che altro ancora per te, perché c'è un quadro, so, bello perché quadro. Bello, quel signore lì con quel dito che stavo cercando di infilarti il dito in qualche posto, stai attento. Nell'orecchio, guarda. Nell'orecchio, sì. Sì. Ah! Poi invece volevo dire anche a proposito, visto che d'altronde poi con il nostro tuttologo non possiamo esimerci da non parlare sempre anche della parte politica, perché in questo periodo la parte politica sta occupando un grosso spazio. Abbiamo in anteprima un primo video che ci è arrivato, dove si vedono le prime reazioni prima dell'arrivo del bonifico dei 600 euro delle partite IVA e l'immediata reazione al raggiungimento, all'ottenimento appunto del bonifico. Ve lo faccio vedere perché ci è arrivato proprio stanotte in anteprima. Prima e dopo. È proprio un frammento che ci fa capire. Beati loro. Già chiude molto anche Gianni ha fatto così l'altro giorno, come sono arrivati i soldi sì. Ma sono arrivati diciamo che non ce ne arrivano a noi, no. Noi siamo nella parte sfigata dell'Italia, diciamo così. Perché quando Stefano l'ha nominato ho visto che ti scendeva la mano sotto il tavolo? Non si sa mai che mi arrivano, per l'amor di Dio, non voglio questa per carità. Guarda, non vorrei che... Si fa una domanda molto importante, Sabrina Tondo. A quando le dirette in esterno? Già, rispondi tu, perché sei tu il nostro direttore artistico. Esatto. Sì, noi faremo le dirette in esterno. Le faremo sicuramente. Quando sarà tutto tondo, diciamo, quando si regolarizzerà il tutto, noi andremo a trovarvi ognuno a casa vostra, quindi preparerete un pranzo dedicato solo a quelli di Ragnolai Caffè, verremo lì, pranzeremo insieme a voi, quindi un fine settimana, perché così siamo liberi, pranzeremo insieme a voi, vi intervisteremo, vedremo come state cucinando, cosa state cucinando, se a noi ci piace, poi critichiamo insomma l'arredamento, critichiamo il pranzo, critichiamo come gli ospiti, e così insomma vediamo un po'. Poi alla fine vi diamo un premio. Quello però è un altro programma, si chiama Lo Scroccone, quello. Sì, però mi piace, dovremmo cambiare noi il nome del programma. Il caffè non mi piace perché ho paura che ci invitano solo il caffè. Lo Scroccone dobbiamo chiamare. Lo Scroccone è anche il caffè, magari, se vi piace di più. Salutiamo Gian Salvatore Cauri che ci scrive da solo. Ciao carissimo, che è una grandissima persona. È un amico tuo, Stefano, perché Gian Salvatore ha un tabacchino, quindi potete andare sicuramente molto d'accordo. Ecco, vedi, da lui possiamo andare nel tabacchino, vedere che cosa ci regala e intanto parlare un po' della sua attività. Intanto abbiamo rubato un frammento, come vedete Gianni indossa la cappatoio, ma noi siamo riusciti ad avere in anteprima il frammento della doccia che Gianni si stava facendo poco prima
della puntata in Radio Night e ce l'abbiamo qua. Eccolo qui. Vedi? Ah, ecco. Ti lavi così tu? Questa sì, è sì. La doccia di Gianni, come vedete. Ah, ecco. Si può... mi metto direttamente in lavatrice, faccio fare quattro giri, mi centrifugo un po' e poi sono a posto, diciamo. Puoi usare l'ammorbidente, quando... Sì. Puoi usare diverse morbidezza. In effetti non è male, non è male, perché in effetti non bagna neanche per terra, come si lava non bagna neanche per terra, quindi nulla. Usando la centrifuga riesco a, c'ho i cappettolini, tutti ci devo mettere molto più cosa morbidente, perché me li irrigidisce, Intanto Gian Salvatore Cauli manda la risposta alla domanda di prima di Sabrina Tondo per la per quando faremo le dirette in esterna. Intanto Sabrina ci dice che in giardino, in terrazza, dico. Ah, lei dice quando possiamo fare una diretta dal giardino, dalla terrazza. Bella domanda, potrebbe essere anche un'idea che potremmo sviluppare a giorni, dipende dal balcone di Gianni, perché Gianni non ha un balcone molto grande. No, ma vado in quello di Antonio Dore, magari. Ah, ecco, sì, è un'idea. No, mi invito a casa tua, diciamo io. Mi invito a casa tua a pranzo lì, tanto che ci siamo, caffè, poi in terrazza e trasmettiamo tutti insieme. Sì, con Sabrina ho paura che ci sono sempre quei nostri amici, perché hanno degli elicotteri che come ci vedono ci dicono. Ah, no, sì. No. Salutano tutti contenti. Sono bravi. Adesso stanno usando la variante sarda. Adesso c'è un uomo... Poi l'hanno tradotta in inglese perché sai questa cosa di non usare i termini sardi, ha detto no, usiamo l'inglese. Adesso usano i droni ed è comandato da un uomo. E c'è questo drone che gira e c'è un uomo che lo manovra. In pratica l'hanno chiamato man-drone. Man-drone, sì. In inglese. Infatti. Non fa questo. Non so comunque se da voi ragazzi vi siete accorti nelle strade della città che si vedono spesso degli animali che prima non si vedevano. Qua stamattina a Bosa ho visto un airone, un orso che si arrampicava in un muro. Gli animali si stanno impossessando la città. Non so se da voi è così. Adesso. Sì, qua io vedo dei gatti passare, in effetti. Vedi, gatti, cani. Da me è passato qua a Santo Lussurgio, sapete che io sono a Santo Lussurgio, è passato un animale, era velocissimo, sono riuscito a capirlo con la coda dell'occhio, che era, ed era un pesce. Un tonno insuperabile. Era il tonno insuperabile. Ah, il tonno insuperabile, quello che vuole, ho capito. Lì a Santo Lussurgio tutte queste cose si vedono, stanno correndo i cavalli, non possiamo correre anche noi. Dai. Intanto salutiamo anche Maria Rosaria che ci scrive: ciao ragazzi, salutate. Ciao ragazzi. Maria. Ciao. È arrivato anche un messaggio canoro di un ascoltatore. Devo dire che canta bene. Potrebbe canta fare bene il programma con noi. Questo. Questo che canta, dice. Potrebbe fare tranquillamente il programma con noi, alle doti per poter fare il programma con noi. Lo vediamo. Vediamo. All by myself, don't wanna be all by myself. Ugh, I hate the quarantine. Che bello, che... no, ci sta bene. ha le orecchie un po' lunghe, ma copre tutto. Però insomma, potrebbe stare con noi. Basta guardarci in faccia, non c'è tanta differenza. No, diciamo che noi invece di cantare quella canzone lì possiamo cantare Curre Curre Sacra Pola, capito? Però non vai, non vai. Lui è molto più intonato di noi, però. Sicuramente sì. Indubbiamente. Intanto ad Angela Vitali che ha appena messo un piace sulla nostra pagina. No. Questo video a proposito ce l'ha mandato Antonio Scano di Ozieri, salutiamo il Bar 46. Un bacione a tutti gli amici di Ozieri. Ci piacciono quelli dei bar a noi, quelli dei bar ci piacciono molto. Chi è che ha messo mi piace, Mariano? Angela Vitali. No, davvero? Ma si può, Gianni? Si può? Sì, si può. Sì. Sì?
Ah, sì, si può mettere mi piace, sì, non è che non è che succede qualcosa, no? Cioè, intanto perfetto. Marco, giustamente, che perché Marco è uno che la musica la conosce, visto che stromba la tromba, suona la tromba. Il piano e la tromba, sì. Sì. Suona il piano e la tromba. Sì. Intanto siamo giunti, ridendo e scherzando, alla lezione di fitness. Ah sì? Buon allenamento a tutti. Mi metto comodo, signori. Mettetevi comodi, perché, signori e signori, ladies and gentlemen, è arrivato il momento tanto atteso dai più. Svegliate i vostri familiari, tirate giù dal letto i vostri bambini, svegliate i vostri vicini, fateli sintonizzare sulla pagina di Radio Night, perché adesso è il momento della prova costume, è il momento del fitness. Sera, carissimi amici di Radio Night Caffè, oggi facciamo la seconda puntata di fitness, mi raccomando, senza sforzarvi tanto. Siamo pronti? Allora, innanzitutto ricordatevi di mettervi a livello, perché altrimenti poi con lo sforzo che fate potete rimanere storti, camminate così, quindi sono esercizi, quindi mettetevi a livello. Poi iniziamo gli esercizi con la corda, siete pronti? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Adesso iniziamo a toccarci con le mani le punte delle scarpe, va bene? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso respirazione, mi raccomando. Un piccolo video per un grande esercizio. Ci sentiamo domani per la terza puntata di fitness. Un bacione agli amici di Radio Night. Ciao! C'era anche un po' di ritardo con questa tennis. Ha delle scarpe da tennis, guarda, fantastiche. Non so dove le abbia comprate, ma... Sono in tema con l'armadio, pensate. Bellissime, guarda, io sinceramente... questa è anche tendenza, è proprio moda, eh. Cioè io quest'estate vedrò sicuramente tanta gente vestita così in giro. In versione Mogano. Tanto salutiamo anche Andrea Faeda, Giuseppe Caradonna, che invece hanno messo il mi piace sulla mia pagina. Disgraziati, vedete, dovete venire qua nella pagina gli amici di Radio Night, però stavolta... Non riescono a capire, sono tosti, ma insomma... Salutiamo Giuseppina Soggiu, che ha messo un... Una risata sulla nostra. Ciao Giuseppina, un bacione. Non mi piace. Wow, così mi piace quando fai da star. Mi sento Fonti con Ricky Cunningham. Bravo. Ti manca solo la poltrona, ti manca solo il trono, te Gianni. Il trono, secondo me, dovresti procurarti un trono. Dimmelo direte, visto che voi la conoscete, Amelia Di Filippo. Se mi vuoi. La chiameremo da giorni. La chiameremo a giorni. Intanto. Lunedì poi ci sarà un ospite molto gradito e sicuramente faremo anche delle cose molto interessanti con lui. Poi prima della chiusura vi faremo vedere anche il lancio del promo, che appunto ci farà vedere la presenza di questo personaggio. Lega ospite. Esatto. Intanto poi... scusa Mariano, ma non abbiamo dato la risposta comunque a Sabrina. La faremo la settimana prossima diretta in terrazza da lei, eh? Ah sì? Sì, la settimana prossima faremo diretta con lei in terrazza, dal terrazzo. Bene. Va bene, okay. va bene. Okay. Tutti da Sabrina. Da Sabrina... Tondo. Tutto tondo. Stiamo lontani. È un po' prendendo spunto dalla prima conferenza di Conte... stiamo lontani oggi per starci più vicini a fianco domani con la salute in alto. Questo è un pensiero profondissimo che già commentarlo ci crea qualche disagio, perché... No, non riusciamo. Questo è da Nobel, signori, da Nobel. Sinceramente io non riesco a fare un commento, perché sarebbe come sminuire la
il profondo. Non ci sono parole che tengano per un messaggio e una figura del genere. Specialmente per la figura, specialmente la figura, quella faccia così sicura che ti dà fiducia, è quello il bello. È una faccia espressiva. Eh sì, ricordiamo che poi domani noi non saremo in onda perché domani è Gianni. Domenica? No. Domenica? Gianni, domani è la festa delle palme. No, no. No. Domani è sabato, Gianni. Ah, Pasquetta. Pasquetta di lunedì. No, domani è la festa della liberazione. Domani è la festa del 25 aprile e si commemora. Ah, si può uscire, domani si può uscire, è vero, mi stavo dimenticando. Domani si può uscire, ragazzi. Ah, no. Alla liberazione dell'Italia, ok. Quella liberazione è il 4 maggio, quello che dici tu. Oh, ok. Questa è un'altra liberazione. Intanto arrivo anche Pilletto, il nostro fotografo. Il nostro fotografo? Sì, il nostro fotografo. Salute. Le foto che abbiamo fatto sono tutte fatte da lui. È fotografo di Radio Night, diciamo. Ah sì, sì. Io non mi posso ricordare il suo. Ve lo faccio vedere il petto, veloce. Poco, Gianni, poco. No. Guarda, preferisco dire che Andrea Faeda ci scrive: ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Anche lui non vive la mia immagine. Andrea Faeda proprio, Un grande oratore, Andrea Faeda è uno che spiccica. Spiccica, no, ma spiccica molto. Spiccica parecchio. Segnaliamo poi, ovviamente, inviateci sempre i vostri video. Tutto quello che noi pubblichiamo sono video e messaggi che ci inviate voi, quindi vi invito a tempestarci di messaggi, di video. Se volete mandateli a Gianni, perché tanto lui ha una memoria abbastanza capiente, vero Gianni? Sì, mandatemi dei video messaggi, non come quelli che mi state mandando, tutte nude, robe così, non mi li cancello io, non mi piacciono queste cose a me, Me l'ho detto un sacco di volte, mica, va? Non stare a mandare... Non voglio anticipare, ma la lezione di fitness di lunedì è tanta roba, è bella, bravo. Se qualcuno deve dimagrire velocemente, non perdetevi la puntata di lunedì, perché lunedì ne sa quello lì, ne sa Masedu, poi con quelle scarpe da ginnastica non so di che marca siano, perché non si vede, però... No, guarda, lunedì sarà una bella puntata di fitness. In palestra con Gianni lunedì sarà una puntata pregna di tanti esercizi. Non perdetevi l'appuntamento per essere belli, simpatici e tocchi come me. Per essere i numeri uno. Per essere i numeri? Uni. Allora, prima di passare con i saluti, perché siamo già quasi arrivati al termine, come promesso, vi anticipiamo l'ospite di lunedì. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, 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 ti vorrei. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Ora con noi Roberto Pugliese, che come abbiamo anticipato l'altro giorno si è inventato questa formula di vino ve ne bisogna, mutuando il famoso formaggio via bisogna che tanto nelle spiagge durante l'estate si sente. A quanto pare fortunatissimo. Vediamo, ci racconterà lui lunedì, insomma, visto che è stato questo progetto, certo. Ti racconterà un po' come è riuscito. Scusa Mariano,
hai chiesto come scambio, come scambio, se ci dà qualche bottiglia di vino che ne abbiamo bisogno, gliel'hai chiesto? Sì, gliel'ho detto, mi ha detto che ci darà qualcosa, ma non dirlo a Stefano, perché ha detto che ha poche bottiglie e le vuole dare solo a me e a te. Ma Stefano, non dirgli niente, che lui è fatto, se no ci sente, capito? Non digli nulla, non digli niente. Ragazzi, non vi sento, ragazzi, non vi sento, cosa state dicendo? Non vi sento. Niente, no, niente. E infatti, vedi, anche Sabrina è felicissima di vedere Roberto Pugliese. Si beve. Si beve. Quindi lunedì sarà, anziché... Mariano, ascolta, ma ci dà qualcosa questo ragazzo? Ci porta qualcosa da bere? No, non ce n'ha. Forse ci dà qualche bottiglia di vino, ma mi ha detto che ne ha poche. Non farti sentire da Gianni che soffri, che ci sente. Perché ridividiamo io e te. Ok, vabbè. Qual è? Quindi lunedì sarà Radio Night Vino. Caffè vino. Facciamo dall'aperitivo al digestivo, facciamo un tutto tondo. Bravo. Troviamo qualcuno che ci fa gli amaretti. Con un cavallo, diciamo. Magari qualcuna di Fonni, perché ci ascolta anche qualcuna di Fonni, potrebbe farci avere qualche biscotto. Biscotto. Il biscotto da bagnare, perché bagna un biscotto, bagna il biscotto nel caffè, nel vino. Cioè. Guarda la faccia ammiccante di Gianni, Bagna qui, bagna là. Spedito una carta a tutti quelli collegati in questo momento. Magari. Si sta licenziando. Non lo sta facendo più quel lavoro. Ormai sta venendo a fare di fichi d'India. Capito? Domani che farete, ragazzi? I bacetti a Gianni, tornano, ma non, lui sarà lì, bacia l'altra parte. Domani, allora, prime che fate voi? Che fate domani? Farò una gita. Fuori porta? Fuori dalla porta. Penso che andrò, questi giorni sono spesso in soggiorno, domani magari andrò in camera da letto, non lo so, in bagno cose. E in bagno perché fa molto caldo, vado in spazi umidi, capito? Magari riempio la vasca e dico che vado al lago. Benissimo, perfetto. E tu Gianni, dove vai domani? Sì, ciao, anch'io. Ma fa la spesa domani. Allora, domenica scorsa sono andato all'isola di Santo Stefano. Domani è sabato già. No, io dico domenica, sabato, domani non lo so, devo guardare su Google Maps cosa mi dice, dove posso, allora mi faccio andare. Delle gite così, vedo le coste, capito? Tanto l'unico posto dove posso andare ormai con Google Maps, diciamo. Perfetto. Prendo e viaggio, vado anche in Giappone, in Cina, in America, New York. Cammina piano però, che ci sono gli autovelox. Mi raccomando. Ci sono elicotteri anche lì su Google Maps. No, proprio ci sono gli autovelox. Ti mandano la multa a casa, capito? Ti fanno la fotografia da Google Maps e poi te la mandano a casa. Non ti fanno andare più da nessuna parte. È incredibile la cosa. Non si può concepire una cosa così. Devi stare a casa. Si sono emancipati, capito? Esatto. Sono furbi già, sono furbi, non puoi fregarli. Non fa. Ma un modo ci deve essere. Tu studi a casa mia, ci sono dei tombini, quindi da sotto esco nel tombino, cosa ne so, di via Vittorio Veneto, continuo dritto e vado al corso, esco, passeggio, ritorno nel tombino e vivo tranquillamente. Tu perché esco come mi pare a me, a terra. Tu sabato e domenica studiala questa cosa e poi lunedì ci dici che cosa hai trovato, così la possiamo utilizzare anche noi, capito? Certo. Così poi, possiamo vederci anche noi. Voglio provare questa cosa, poi, perché dei bambini possono entrare anche dentro il barrio, bere,
tanto il proprietario non c'è che bravo. A casa. Bravissimo. Mi faccio un caffè per conto mio. Prendo, senti, senti Gianni, visto che ci sei, visto che ci sei Gianni, come, visto che ci sei, come passi? Entra anche in banca, fai un, così, un prelievo, così, giusto un po' di soldi anche per noi, e ci riporti, va bene? No, dai, io prendo soltanto 600 euro a me, 600 euro a te, 600 euro a Mariano. Gli altri non sono poi dei ingordi che sono questi. Siamo onesti. Il nostro. Sai a chi puoi chiedere aiuto per farti indirizzare bene queste cose durante il sabato e la domenica? Ad Alexa chiedi, che è in gamba quella. Sì. Alexa. Ma la cantante dici? Alexa, no, la cantante? No, ma Alexa, tu quando sei a casa dici Alexa e lei ti risponde. E dice, dimmi cosa vuoi. Vai a fare il prelievo, vai a fare il prelievo. Non facci tu. Facci tu, mi dici a me. Io glielo dico. Facci tu, mi dice. È maleducata. Non ce l'ho io. Chi me la vuole regalare, per favore? Quello lì, che gli voglio dire una cosa. E io non ce l'ho, a casa mia c'ho Siri. Io la chiamo e fa Siri e lei non mi dice neanche cosa vuoi, mi dice maleducata. Quella lì è stata consigliata da tua moglie. Ma sera, ci sono sempre loro in mezzo. Diciamo, scusa, devo fare. Agli ordini. Ci stanno tagliando, il satellite arriva. Ci stanno tagliando. Aia. E allora ci salutiamo, ricordate di condividere, mettere mi piace. Condividete, fate video party, fate riunioni segrete, incontratevi fuori da casa vostra, andate nei balconi, parlate di Radio Night Caffè, dite di venire a trovarci, venite, cercateci, fate... Picchiateci, fate quello che volete, insomma. Perché dovete sapere che stare attaccati alla televisione ci porta solo discursamente alla depressione. Quindi noi abbiamo deciso in una mezz'oretta di distrarci, farci sognare, perché sognare e ridere fa bene. Con questa televisione, io l'ho rotta la televisione a casa mia, perché ogni volta che ascolto una notizia, che cavolo! Quindi abbiamo deciso, con tutti questi problemi che abbiamo, mezz'ora ce li vogliamo dedicare a cazzeggiare, ridere e stare 10 minuti, in grazia di Dio, senza pensare a niente. Ce lo meritiamo veramente. Se ce lo permettono. Mi piace. Clicco. Chiunque sia. Condividi. Anche se qualcuno non vuole, poi fatelo lo stesso, ok? Ok. Vedi, guarda, iniziano ad arrivare i primi, brava. Maria Rita, che è più bella non ce n'è. Maria Rita. Allora, visto che ci siamo, prima di salutare, invitiamo Maria Rita, che già una volta l'aveva fatto, ma non siamo riusciti a mantenere la promessa, di inviarci una sua canzone, perché dovete sapere che Maria Lisa canta molto bene. E allora la invitiamo a Radio Night Caffè a stare con noi. Allora invitiamo Maria Lisa a mandarci una sua canzone, magari si registra un video, se non un video, un audio, ce lo manda, poi noi costruiamo il video sopra e mandiamo molto volentieri la sua canzone. Maria Rita, aspettiamo la tua canzone. Esatto. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla conclusione, buon sabato e domenica, buona festa della liberazione, buon tutto, divertitevi, non uscite, state a casa perché non si può uscire e noi restiamo a casa. Ci vediamo con gli occhi e ci sentiamo con le orecchie, bye bye. Alle ore 16. Ci credo.